Ciao a tutti, sono Grizzly. La puntata programmata per questa mattina di Diario di Viaggio on the Road, l'ho girata la settimana scorsa, parlava di ridere, e quindi non mi è sembrato il caso di farla uscire, per cui ho spostato la sua programmazione a domenica prossima. Quello che vorrei fare oggi è invece esprimere tutto il mio dolore, la mia costernazione, la mia vicinanza ai familiari delle vittime e ai feriti del vile attentato terroristico che di nuovo ha insanguinato Parigi. E potrei fermarmi qui, perché non ci sarebbe molto altro da aggiungere. Però, negli ultimi 2 giorni, sui social e sui media in generale, c'è stato un gran proliferare di leoni da tastiera e leoni da intervista televisiva, questi ultimi soprattutto loschi politici in cerca di facili consensi elettorali. E pertanto ho deciso invece di aggiungere brevemente qualcosa. Il concetto che ho letto più volte in questi ultimi 2 giorni è tutta colpa dell'Islam, che è una religione di guerra, al contrario del cristianesimo, che è una religione di pace. Ora, dire che una religione è di pace, secondo me è un ossimoro, perché una religione nasce con l'intento di dare una risposta al bisogno di spiritualità dell'uomo, e nel farlo non fa altro che creare delle differenze tra gli uomini. La più semplice è quella tra il bravo praticante e il peccatore, seguita subito dopo dal fatto che diversi uomini possono praticare diverse religioni. Ma non voglio parlare di questo, voglio parlare invece del background culturale. In Europa, nel corso degli anni, il cristianesimo ha vissuto una serie di rivoluzioni e di scismi. È finita l'epoca dell'oscurantismo medievale, in cui un eretico sarebbe stato messo a morte, ed è cominciata l'epoca in cui c'è chi vive il cristianesimo con moderazione. Infatti, anche se il cristianesimo impone dei dogmi, chi per esempio non è contrario all'aborto o all'eutanasia, per questo non si sente meno cristiano. Eppure costoro spesso sono gli stessi che ti dicono non esiste l'Islam moderato. E allora vi rispondo che non esiste il cristianesimo moderato, volete fare due pesi e due misure? Fateci caso. I fanatici dello Stato islamico distruggono monumenti, bruciano libri, uccidono archeologi, distruggono scuole. Si crea un oscurantismo medievale in cui il leader è una figura teocratica, quello che dice è la parola di Dio, e bisogna essere timorati di Dio. Questa è la fucina in cui, ne avevo già parlato in occasione del mio vlog su Charlie Hebdo, quando un blogger mauritano viene condannato a morte per aver parlato con leggerezza del profeta, e già, essere condannati a morte per aver parlato con leggerezza del profeta è inquietante, credetemi. La nazione intera accoglie la notizia con caroselli di auto in festa. La religione è una scusa dietro cui si nascondono più grandi interessi, e comunque il mondo non è bianco o nero, ci sono tantissime sfumature di grigio, e la verità è sempre in mezzo. Prima di concludere, voglio segnalarvi il video di Vclabe, ve lo lascio sul doobly-doo e sulla scheda, in cui parla dell'argomento in maniera, secondo me, rigorosa ed intelligente, e che approvo. Grazie a tutti, e ci vediamo alla prossima!